Beh, per come si erano messe le cose, a un certo punto sì. Cioè, nel senso, questo non ha nulla a che fare con la libera circolazione delle idee, perché a Salone noi accogliamo tutte quante le opinioni, le idee, anche idee contrastanti fra di loro in maniera, cioè, editori di estrema destra o di estrema sinistra ci sono sempre stati. Qui il problema era un altro, qui il problema è che collegato a questa casa editrice c'è un gruppo che non si capisce bene, un movimento politico la cui legittimità non si capisce bene quale sia. È partito un esposto alla Procura della Repubblica fatta dalla regione, dal comune, e quando c'è un esposto per apologia di fascismo non stiamo più nell'ambito della libera circolazione delle idee, siamo al confine della legalità, quindi il problema è stato questo qui, non certo quello della libera circolazione delle idee, che a Salone hanno, come dire, totale libera cittadinanza.